Sport Lombardia ha raggiunto Jacopo Colombo, il direttore sportivo della Prosesto. Ciao Jacopo, Ciao benvenuto. Antonio, ciao, grazie. Allora, come sta andando? Hai sentito i tuoi ragazzi? Come stanno? Hanno avuto problemi? Avete avuto problemi? No, vabbè, la situazione è un po' drastica per tutti, però noi abbiamo la fortuna di avere uno staff preparato, stanno facendo lavorare i ragazzi e sono sicuro che i ragazzi, per quello che nelle loro possibilità, stanno facendo tutto il programma che il preparatore e il mister gli hanno consegnato, quindi siamo in attesa di capire un po' come tutta l'Italia, ma non solo la calcistica, quello che succederà e quello che ci aspetta, ecco. Quindi comunque li state tenendo attivi, avete dato delle disposizioni in questo senso, insomma, Sì, perlomeno. no, siamo costretti perché comunque a oggi nessuno ha detto che i campionati sono sospesi, nessuno ha detto quando riprenderanno, quindi in questa incertezza generale, ripeto che è una questione molto delicata, una questione che va al di là del calcio e di tutto quello che ne consegue, quindi aspettiamo un attimo gli eventi e diciamo che va un po' in secondo posto con tutte le tragedie che stanno succedendo, quindi ci stiamo da professionisti, ci stiamo cercando di arrangiare, però siamo un po' nella badia, ma come tutte le Certo, squadre questo è un po' il punto calcistiche. focale della questione. Il tuo parere, immagino quello della Prosesto, voi cosa preferite fare? Annullare il campionato, riprenderlo? Avete un'idea quando ci saranno le condizioni? Insomma, magari fra un mese. Allora, sicuramente, allora, ci sono due fattori. Il primo è quello di responsabilità, dove giustamente noi rispetteremo quello che i vari Sibilia, il vario Barbiero, che sono persone capaci, decideranno. Ovvio che siamo in una situazione dove c'è rammarico, ma viene cancellato da quello che sta succedendo, cioè di fronte alla morte. Il nostro parere conta poco, ecco. Ovvio che nell'ego nostro personale ci piacerebbe finirlo, ma perché vuol dire che stiamo tutti bene, si ritorna alla normalità e ci piacerebbe provare a vincere il campionato sul campo, ecco. Ecco, insomma, questo un vostro parere di una squadra che è prima in classifica e avrebbe, insomma, giustamente la voglia di continuare è un parere importante, insomma. No, è chiaro che di fronte, se dobbiamo un attimo far finta di parlare solo di calcio, anche se è difficile, no? Però proviamo a tornare un po' alla normalità. Personalmente, ma credo tutte le squadre che sono nella nostra situazione, se penso al Benevento, al Monza, alla Regina, al Mantova, a chi più ne ha più ne metta, cioè. Dopo 2/3 di campionato abbiamo dimostrato di essere, Certo. passato il termine, i migliori in questo momento. Abbiamo la migliore differenza reti, abbiamo quasi tutti gli scontri diretti a favore nostro, anche se il ritorno con qualcuna giustamente non abbiamo ancora giocato. Sulla nostra diretta seguitrice abbiamo vinto l'andata e il ritorno, praticamente senza storia. Quindi è normale che un po' nostro ce lo facciamo questo campionato. Però poi, di fronte a queste disgrazie, ti fermi un attimo e dici: crediamo che troveranno la soluzione giusta e il buon senso, perché non, io mi metto nei panni anche dei presidenti, non solo dei giocatori o di me che sono un dipendente. Cioè, comunque queste persone hanno speso già dei soldi per raggiungere l'obiettivo e non è colpa loro se è successa questa pandemia. Ovvio che poi il rovescio della medaglia c'è chi è in difficoltà e rischia di retrocedere che si senta penalizzato, però credo che su 2/3 del campionato, parlando solo di calcio, i valori sono questi, quindi ci sono poche classifiche, penso al girone del Foggia che sono poco ancora leggibili, soprattutto la promozione, no? Perché ci sono due squadre e quello del Matelica mi sembra. Il resto più o meno oggi
un principio di verità il campionato l'ha detta, ecco. Certamente. L'altra questione spinosa, insomma, che riguarda sia la Serie A, è la questione dei rimborsi ai giocatori. Voi avete dei contrattini depositati, così. La tua idea su questo argomento? No, ma questo va al buon senso di tutti. In primis, secondo me, la federazione, prima o poi, meglio prima che poi, deve, ovviamente compatibile con quello che sta succedendo nel resto d'Italia e nel mondo, deve darci delle direttive, delle linee guida su quello che fare. Io non credo, conoscendo il mio presidente, che lasci a spasso i ragazzi qualora la federazione decida che le ultime tre mensilità, quattro che siano, non debbano essere retribuite. Io credo che ci vuole buon senso in questo momento da parte delle società, da parte dei giocatori, da parte di noi addetti ai lavori, perché la situazione noi la vediamo grigia solo adesso, ma mancano 3-4 stipendi. Il problema è che l'anno prossimo, se non si vuole far morire il sistema italiano e calcio, perché noi stiamo parlando di calcio, i presidenti vanno aiutati, perché sennò ci sarà crisi più l'anno prossimo che quest'anno, secondo il mio punto di vista. Certamente. Ok, insomma, abbiamo fatto una chiacchierata anche abbastanza lunghina. Ti ringrazio per aver toccato questo. Ma ci mancherebbe altro. No, vabbè. È stato un piacere, Antonio. Grazie mille per grazie l'intervista. Grazie a te, Jacopo. Ciao. Buona continuazione. Ciao. Buona quarantena e buon saluto a tutti. A breve. A te. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie.